Tutto stava andando bene, ma poi hai ricevuto una terribile notizia. Gli abitanti della città sono infettati da un virus incurabile che trasforma le persone in zombie. Non ci credi? Guarda il telegiornale. Le strade sono invase da folle di morti che camminano, che danno la caccia ai sopravvissuti. Ah, moriremo tutti! Cosa possiamo fare? Cosa posso fare? I miei piani per il fine settimana non includevano diventare uno zombie. Ma il panico non aiuta nel caso di un'apocalisse zombie. Ecco le regole chiave della sopravvivenza nel caso in cui gli zombie assetati di sangue provassero a entrare in casa tua. Per cominciare, oscura le finestre in modo da non attirare troppa attenzione su di te. Barrica la porta e le finestre con i mobili. Ma è troppo tardi. Una folla di zombie affamati è già alle porte. Ti stanno inseguendo lentamente, ma non si fermeranno. Stanno già salendo le scale. Meno male che abbiamo un allarme che ti avviserà dell'avvicinarsi del pericolo. Non potranno entrare in casa in silenzio. Per questa idea avrai bisogno di lattina e di una corda. Solleva l'anellino e infilaci la corda. Fai un nodo, fissa la lattina successiva a breve distanza. Fai il nodo, facendo passare l'ultima lattina attraverso il cap. Pendi il resto delle lattine sulla corda allo stesso modo. Prendi alcune vecchie viti, bulloni o altri oggetti metallici. Mettili nelle lattine. Se tocchi la lattina con il piede farà rumore. Il sistema di allarme zombie è pronto. Gli zombie assetati di sangue avanzano, ma questa volta dovranno affrontare un ostacolo più grande. Questa ringhiera li bloccherà per un po' e avrai tempo di nasconderti. Prendi dei lunghi bastoni, affila l'estremità di un ramo con un coltello per ottenere una punta acuminata. Fai lo stesso con gli altri bastoni. Prendi le fascette di plastica. Posiziona i rami a croce. Fissali con le fascette. Ora hai bisogno di un bastone più grande. Posiziona l'estremità del bastone nel punto in cui i rami sono incrociati. Crea un pezzo come questo. Per una maggiore stabilità unisci gli elementi con le fascette. Messi nel corridoio, i bastoni affilati fermeranno gli zombie e ti aiuteranno a guadagnare tempo. Per la prossima idea di sopravvivenza avrai bisogno di avena, di una mela e di una banana. Taglia la banana a pezzi. Mettili in un piatto con i fiocchi d'avena. Mescola e schiaccia la banana con una forchetta. Aggiungi una mela grattugiata. Aggiungi alcuni semi e uvetta. Mescola tutto accuratamente. Posiziona l'impasto su un foglio di alluminio. Leviga con un coltello. Taglia quadratini. Metti nel forno. Fai cuocere per 15-20 minuti. Dagli un morso. Gustoso! E soprattutto utile e nutriente. Metti le prelibatezze in un sacchetto Ziploc. I biscotti di emergenza in caso di apocalisse zombie sono pronti. E ora ti diremo come assemblare un kit Ultima Chance e preparare il cibo giusto in caso di un attacco di zombie. Assicurati di mettere l'acqua nello zaino e i tuoi biscotti e cereali pieni di vitamine. Non dimenticare i walkie-talkie per comunicare con gli altri sopravvissuti. Aggiungi della carne in scatola, del sapone, l'igiene è importante. Salviettine umidificate, torce elettriche, l'elettricità sarà scarsa. Cracker, fiammiferi, una power bank, supercolla, un kit di pronto soccorso. Noodles istantanei, un accendino. Lo zaino d'emergenza è pronto. Questo stock sarà sufficiente per diversi giorni. La tua casa non è più il tuo castello e devi agire con molta attenzione. Perché uno zombie assetato di sangue potrebbe attaccarti ad ogni angolo. Ha preso la mia mano! Ti diciamo come proteggerti dai morsi degli zombie se hai a disposizione solo contenitori di plastica vuoti e vecchie riviste. Usa le riviste per proteggere le mani. Avvolgine una attorno all'avambraccio. Fissala con del nastro adesivo largo. Proteggi anche l'altra mano con la rivista. La prima regola dell'apocalisse zombie è quella di non farsi mordere. Le tue braccia sono protette. Ora è il momento delle gambe. Prendi una grande bottiglia di plastica. Segna i punti di taglio. Taglia il fondo e il collo della bottiglia con un taglierino. Taglia la bottiglia nel senso della lunghezza. Pratica dei fori sui bordi con una perforatrice. Inserisci lacci. Il modo più semplice è quello di allacciare la protezione direttamente al polpaccio. Lega i lacci come su una normale scarpa. Lo stivale di plastica non interferisce con la camminata e rimane avvolto strettamente attorno alla gamba. Ora sei pronta per incontrare un'intera squadra di zombie. E se non riesci a gestire l'invasione zombie da sola, un'amica verrà ad aiutarti. Si avvicina di soppiatto da dietro e cattura il mostro con un'enorme rete. Basta staccare lo zombie dalla sua vittima e il gioco è fatto, la tua amica è salva. Per realizzare questa rete avrai bisogno di una rete da pesca e di due tubi di plastica. Taglia una sezione dalla rete con le forbici. Utilizza le fascette di plastica per fissare i manici. Avvolgi i tubi con del nastro adesivo in modo da poter tenere la rete con una mano.
Lo zombie sarà bloccato per un po'. E invece del classico fucile da caccia dei film, usa un bastone con denti affilati per difenderti. Avrai bisogno di una mazza da baseball. Piega una forchetta in questo modo. Fissala alla mazza. Successivamente avrai bisogno di una corda. Fai girare la mazza e avvolgi la corda. La tua nuova arma di distruzione di massa per zombie è pronta! Mi chiedo chi oserà attaccarmi per primo. Quando il panico si trasforma in disperazione, ti viene da urlare. Shh, non fare rumore! I suoni forti attireranno una folla di zombie! Ma come possiamo comunicare allora? Devi inventare dei gesti speciali per i segnali e creare un breve frasario. Puoi usare la lingua dei segni internazionale. O inventare un dizionario di gesti, comprensibile solo a voi due. La cosa principale è imparare a comunicare il più silenziosamente possibile. In una lotta con gli zombie non dimenticare che possono anche strisciare. E mentre combatti contro quelli in piedi, altri zombie ti attaccano dal basso. Meno male che hai pensato a tutto in anticipo e protetto i tuoi piedi dai morsi. Avrai bisogno di un paio di stivali di gomma, quindi procurati chiodi e altre parti metalliche in giro per casa. Incolla a caldo i pezzi sulla superficie degli stivali. Fai delle spine affilate, attaccando i chiodi con le teste verso il basso. Questi stivali con le punte di metallo sono super resistenti anche per gli zombie più affamati. Puoi smettere di preoccuparti per le gambe e combattere lo zombie che sta per afferrarti per la gola. Un morso di zombie cambia davvero le persone. Solo un attimo fa eravamo migliori amiche. E la tua amica arriva appena in tempo e attira l'attenzione degli zombie. Oh no! Uno zombie la prende immediatamente per la gola. Ma ci siamo occupati in anticipo anche di questo scenario. Prendi un pezzo di stoffa e diversi tappi di bottiglia. Pratica quattro fori lungo i bordi. Successivamente avrai bisogno del filo di ferro sottile. Fissa i tappi con il filo. Collegali per ottenere due matrici in metallo solido. Fissa il velcro ai bordi del tessuto. Usa la colla a caldo. Incolla i tappi. Questa cotta di maglia può essere una vera salvezza quando incontri uno zombie. Per la prossima idea di sopravvivenza avrai bisogno di cupcake. Rimuovi la carta e sbriciola i cupcake in una fondina. Aggiungi il latte condensato. Mescola. Fai una pagnottina divisa a metà. Quindi prendi la pasta di zucchero bianca. Fai un lungo rotolo. Decora la tortina con la pasta di zucchero. Distribuisci il rotolo in questo modo. Fai lo stesso con la seconda metà. Prendi la marmellata e i lamponi. Dipingi di rosso. Il cibo preferito degli zombie è pronto. Coprilo con una cupola di vetro in modo che l'odore dei cervelli freschi e dolci non attiri in anticipo l'attenzione degli zombie. Io avrei bisogno di un reggiseno con doppia fibbia. Slaccia la parte anteriore. Allaccia metà reggiseno in questo modo. Attacca la spallina. Cuci manualmente la seconda estremità della spallina. Fai lo stesso con la seconda metà del reggiseno. Metti da parte le mascherine e crea una trappola per zombie. Hai bisogno di pezzi di corda. Posa le corde sul pavimento. Posaci sopra trasversalmente altre due corde. Lega le corde con dei nodi per fare una rete enorme. Fatto! Entra di soppiatto in una stanza che gli zombie non hanno ancora raggiunto. Metti le prelibatezze zombie sul tavolo per proteggerti dalle infezioni e dall'odore del marciume. Usa la maschera fatta con il reggiseno. Rimuovi la cupola di vetro. Scappa rapidamente. Ora questa stanza sta per riempirsi di morti. L'odore dei cervelli dolci agisce sugli zombie come un potente magnete. Aspetta che tutti gli zombie si radunino nello stesso luogo e imprigionali con la rete. E mentre cercano di uscire dalla rete, eliminali con dei colpi precisi. Ottimo lavoro! Il nostro mondo ha una possibilità di sopravvivenza, ma l'apocalisse zombie non è finita. L'epidemia continua e le folle di zombie camminano per le strade alla ricerca di nuovi cervelli. Una mappa ti aiuterà a uscire dalla città. Per non accendere la luce e attirare l'attenzione, utilizza degli occhiali speciali con le torce. Forse dovresti trasferirti in un altro continente? Se solo potessi sapere con certezza in quale paese ci sono più sopravvissuti che zombie. Per realizzare un accessorio di illuminazione hai bisogno di un paio di occhiali e di due torce tascabili. Incolla un elastico ad anello. Mettilo sugli occhiali. Fissa le torce. Fatto! Se la batteria della torcia si esaurisce, è possibile utilizzare una candela portatile con accensione integrata. Avrai bisogno di una scatola di metallo e di candele. Togli lo stoppino. Incolla a caldo gli stoppini nella scatola. Sciogli la candela nel microonde. Versa la cera fusa nella scatola. Per sistemare il coperchio, prendi un piccolo foglio.
Fissa una tasca di carta con la colla a caldo, inserisci i fiammiferi. Taglia la parte di accensione della scatola di fiammiferi, incollala sul coperchio. Con questa scatola magica sarai in grado di accendere una candela, anche se non hai fiammiferi o accendini in tasca. Infatti tutto ciò che serve per accendere il fuoco è già dentro la scatola. Molto utile! Ti sono piaciuti i nostri life hack per l'invasione di zombie? Cosa faresti nel caso di un apocalisse zombie? Faccelo sapere nei commenti sotto il video. Metti mi piace e condividi questo video con gli amici, iscriviti al nostro canale e non dimenticare di fare clic sulla campanella per vedere altri video sugli zombie su Trum Trum!